nostro sindaco a presenziare la nostra. Ma io volevo dire due parole che conosco Ethel da più di 15 anni, da quando Marco è andato negli Stati Uniti e che ovviamente ha conosciuto. E presentare Ethel non è facile, perché è come presentare un vulcano. Prima parlavano, la signora parlava di Ethel come un vulcano, effettivamente è un vulcano. E presentare un vulcano che è per di più in attività, che sei in attività, è ancora più difficile. Indubbiamente Ethel ha esprime nei suoi quadri quella voglia di vivere, quella vitalità che permea tutta la sua vita, e lei è così ed esprime nei quadri la sua natura, esattamente. In questi quadri particolari, che come vedete sono di tipo soprattutto astratto figurativo, direi, e sono molto ricchi di colore, policromi, e c'è tutta gli aspetti di questa popolazione del Sud America, questa popolazione degli Uba particolare, che hanno come la creazione come centro principale. Io non la voglio fare lunga, dire vero, perché vorrei farti capire come questi quadri effettivamente esprimono la personalità di Ethel Bustamante, dà un contributo all'arte, direi, di notevole importanza. Va bene, grazie. Vuole dire qualcosa? Sono contento dell'occasione che mi è capitata, diciamo così, di fare anche da testimone della presentazione di questa mostra. Sono anche contento di conoscere l'artista e di sperare anche che questa possa essere una prima esibizione fatta qui dentro, che poi da qui in questo luogo, che questo periodo è anche molto praticato, molto attivo, quindi visibile, e dà visibilità anche alle opere che si espongono, e da qui possa nascere anche qualche altra collaborazione con il Comune. Poi ne parleremo con l'assessore Ferrante e con i suoi collaboratori, perché a parte che le opere sono belle e trasmettono una sensazione, che è poi il primo giudizio che si può dare da una lettura più approfondita, ma è interessante anche questo profilo di esperienza internazionale, che una città come Pisa, che ha sempre bisogno di sprovincializzarsi e di avanzare soprattutto sull'arte contemporanea, quindi su scenari innovativi e scenari non ripetitivi, diciamo, del grande patrimonio che la città detiene. C'è anche questa curiosità, quindi c'è anche la necessità di pensarci come in un mondo che di fatto è sempre più piccolo, dove è più facile con la rete frequentare ogni esperienza, però dove c'è bisogno anche che le esperienze si rappresentino nella loro materialità, ecco, non soltanto in modo virtuale. Quindi sapere che c'è questa presenza di artista e di testimonianza può essere davvero importante. Quindi, salute anche una disponibilità alla collaborazione e alla condivisione. Grazie. Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, la Mariuska, che è stata veramente bravissima. Mariuska, grazie. Questa donna è una santa.